Fratelli carissimi, questi nostri figli sono stati chiamati all'ordine del presbiterato. Ci farà bene riflettere un po' a quale ministero saranno elevati nella Chiesa. Come voi ben sapete, il Signore Gesù è il solo sommo sacerdote del Nuovo Testamento. Ma in Lui anche tutto il popolo santo di Dio è stato costituito popolo sacerdotale, tutti noi. Non di meno tra tutti i Suoi discepoli, il Signore Gesù volle sceglierne alcuni in particolare, perché esercitando pubblicamente nella Chiesa in Suo nome l'ufficio sacerdotale a favore di tutti gli uomini, continuassero la sua personale missione di maestro, sacerdote e pastore. Come infatti per questo egli era stato inviato dal Padre, così egli inviò a sua volta nel mondo prima gli apostoli, poi i vescovi, i loro successori, ai quali infine furono dati come collaboratori i presbiteri, che ad essi uniti nel ministero sacerdotale sono chiamati al servizio del popolo di Dio. Loro hanno riflettuto su questa vocazione che hanno e adesso vengono per ricevere l'ordine dei presbiteri. E il vescovo rischia e sceglie loro come il Padre ha rischiato per ognuno di noi. Essi saranno infatti configurati a Cristo, sumo ed eterno sacerdote, ossia saranno consacrati come veri sacerdoti del Nuovo Testamento. E a questo titolo che li unisce nel sacerdozio al loro vescovo, saranno predicatori del Vangelo, pastori del popolo di Dio, e presiederanno le azioni di culto, specialmente nella celebrazione del sacrificio del Signore. Quanto a voi, che state per essere promossi all'ordine del presbiterato, considerate che esercitando il ministero della Sacra Dottrina sarete partecipi della missione di Cristo, unico Maestro. Dispensate a tutti quella parola di Dio che voi stessi avete ricevuto con gioia. Leggete e meditate assiduamente la parola del Signore per credere ciò che avete letto, insegnare ciò che avete appreso nella fede, vivere ciò che avete insegnato. E questo sia il nutrimento del popolo di Dio, che le vostre omilie non siano noiose, che le vostre omilie arrivino proprio al cuore della gente perché escono dal vostro cuore, perché quello che voi dite a loro è quello che voi avete nel cuore.
Così si dà la parola di Dio. E così la vostra dottrina sarà gioia e sostegno ai fedeli di Cristo. Il profumo della vostra vita sarà la testimonianza, perché l'esempio edifica, ma le parole senza esempio sono parole vuote, sono idee e non arrivano mai al cuore. E addirittura fanno male, non fanno bene. Voi continuerete l'opera santificatrice di Cristo. Mediante il vostro ministero, il sacrificio spirituale dei fedeli viene reso perfetto, perché congiunto al sacrificio di Cristo, che per le vostre mani, in nome di tutta la Chiesa, viene offerto in modo incruento sull'altare della celebrazione dei santi misteri. Quando voi celebrate la Messa, riconoscete dunque ciò che fate, non farlo di fretta. Imitate ciò che celebrate, non è un rito artificiale, un rituale artificiale, perché così, partecipando al mistero della morte e resurrezione del Signore, portiate la morte di Cristo nelle vostre membra e camminiate con Lui in novità di vita. Con il battesimo aggregherete nuove fedeli al popolo di Dio. Non rifiutare mai il battesimo a chi lo chieda. Con il sacramento della penitenza rimetterete i peccati nel nome di Cristo e della Chiesa. E io, in nome di Gesù Cristo, il Signore, e della Sua Sposa, la Santa Chiesa, vi chiedo di non stancarvi di essere misericordiosi. Nel confessionale voi sarete per perdonare, non per condannare. Imitate il Padre, che mai si stanca di perdonare. Con l'olio santo darete sollievo agli infermi, celebrando i sacri riti e innalzando nelle varie ore del giorno la preghiera di lode e di supplica, vi farete voce del popolo di Dio e dell'umanità intera. Consapevoli di essere stati scelti fra gli uomini e costituiti in loro favore per attendere alle cose di Dio, esercitate in letizia e carità sincera l'opera sacerdotale di Cristo, unicamente intenti a piacere a Dio e non a voi stessi. È brutto un sacerdote che vive per piacere se stesso. Fa il pavone. Infine, partecipando alla missione di Cristo, capo e pastore, in comunione filiale con il vostro vescovo, impegnatevi a unire i fedeli in un'unica famiglia. Siate ministri dell'unità nella Chiesa, della famiglia, per condurle a Cristo Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo, e abbiate sempre davanti agli occhi l'esempio del buon pastore
che non è venuto per essere servito, ma per servire, non per rimanere nelle sue comodità, ma per uscire e cercare e salvare ciò che era perduto.